Accenditi, sintonizzati, abbandonati. San Francisco 1967. La Summer of Love era sul punto di esplodere. Gli anni 60 americani erano già in balia del sentimento rivoluzionario. Li ricorderete nelle pagine dei libri come gli anni della guerra del Vietnam, delle lotte studentesche per i diritti civili interrazziali, dei giovani che contestano le autorità a gran voce e per il clima di libertà che spazzava via sempre di più qualunque tipo di repressione. I ragazzi facevano parte della strada e consumavano ogni tipo di droga come grido di protesta. Sesso, droga e rock and roll. Era vero, era così là fuori. Nel frattempo Manson uscì di prigione e si recò a San Francisco, dove sarebbe stato travolto da questo clima rivoluzionario senza precedenti, del quale si sentì immediatamente parte. Sono una persona della strada. Sì, io vivo nella strada. Dormo nel parco, giro e poi faccio musica. E mi piacciono le ragazze. Iniziò a girare tra i quartieri della città, diventati ormai totalmente calorati dallo spirito hippie. Concerti, ballate, festival e raduni, che si alternavano per tutta l'estate il nome del Peace and Love. Fu così che venne a contatto con un'orda di giovani, chi minorenne, chi fuggito di casa e chi senza soldi. E allora, quale momento migliore per Charlie per iniziare a costruirsi un seguito? Furono le ragazze il suo primo obiettivo. Davanti all'ingresso della Southern Gate California University incontrò Mary Brunner. No, non per caso. Charles, a quanto pare, passava molto tempo lì davanti, ad osservare. Con lei si stabilì in un appartamento di Haight-Ashbury, ma non si limitò a quella sola e unica ragazza. Pretty girl, pretty, pretty girl. Cease to exist, just come and say you love me. Iniziò a predicare amore e libertà, dando speranza e senso di comunità a tutte quelle ragazze che si sentivano sperdute in questo clima di incertezza e di caos. Le persuadeva con i suoi discorsi. D'altronde era un abile oratore e riusciva con le sue parole a farle sentire al sicuro, protette e comprese. Una sera Charlie mi ha chiesto se avevo mai fatto l'amore con mio padre. Io l'ho guardato e quasi sorridendo ho risposto «No». E lui mi ha detto «Bene, adesso, quando facciamo l'amore, immaginati che io sia tuo padre». Io l'ho fatto ed è stata un'esperienza meravigliosa. Charlie mi ha dato la fiducia in me stessa necessaria per potermi riconoscere come donna. E così Linda Kasabian, Susan Atkins, Patricia Crinkwell e molti altri si unirono a lui, abbracciando il suo stile di vita e con quello le sue ambizioni e i suoi sogni. Proprio così riuscì a creare quella che sarà chiamata Manson Family. La libertà sessuale professata dal movimento hippie era senz'altro rispettata. Non c'erano coppie né partner. A differenza però delle comuni hippie, Charlie sosteneva che la libertà si sarebbe raggiunta solo con il completo annullamento dell'identità all'interno della famiglia. Per questo loro sarebbero stati un gruppo di uguali, o almeno così voleva far credere. Il gruppo trascorreva notte e giorno assieme, vivevano di furti e altre attività criminali, sempre sotto l'effetto di marijuana, LSD e sempre accompagnati dalla musica. Così Manson si procurò un vecchio bus scolastico, lo dipinse di nero e fu così che iniziò il vagabondaggio della Manson Family per tutta la California. Fu proprio grazie alle sue preziose ragazze che venne a contatto con alcuni produttori musicali, tra cui Terry Melcher. Per un periodo l'intera family fu ospite a Los Angeles di Dennis Wilson, il batterista dei Beach Boys. Ma Charles non si dimostrò mai collaborativo, ritenendo che nessuno fosse degno delle sue canzoni. Queste tensioni spedirono lui per strada e ancora una volta tutta la family lo seguì. Charlie era considerato anche un leader religioso, non solo morale. Lui stesso, attraverso l'anagramma del suo nome, Charles Willis Manson, sottolineava che la sua volontà era la volontà di Dio e che avrebbe dovuto portare a termine una missione con l'aiuto dei suoi adepti. Una missione, però, che avrebbe visto come unici e soli ostacoli la popolazione nera
e la borghesia intellettuale bianca. Io so quello che è successo. Non devo provare nulla, so esattamente quello che è successo. Svolta degli avvenimenti la conosco.